Onorevole Rosi Bindi, siamo qui alla facoltà di Catania, all'Università di Catania, per questo convegno su Don Milani, centenario alla nascita, ed è una figura ancora molto, molto attuale anche nella scuola, no? Sì, soprattutto nella scuola, proprio perché Don Milani da prete aveva fatto dell'insegnamento prima ai giovani operai di Calenzano e poi ai ragazzi dei contadini del Mugello a Barbiana una sua missione specifica, lo chiamava l'ottavo sacramento. Tenendo unita appunto la sua missione di prete, tradotta in una missione che il Papa definì elevazione dell'umano, perché poi fosse capace di incontrare il divino. E era convinto Don Milani di una cosa giusta, che la cultura, la parola, l'insegnamento, la formazione fanno la differenza. E in una società classista come quella di allora, evidentemente lui si prese carico dei più poveri, di quelli tenuti ai margini, di coloro che possedevano poche parole, alle quali lui ne insegnò molte. Infatti alla fine della vita disse: io ho insegnato a loro a parlare, loro mi hanno insegnato a vivere. E quindi ricordare Don Milani significa ricordare anche la funzione della scuola, non perché sia riproducibile l'esperienza di Barbiana, questo prete in montagna con i suoi ragazzi, 12 ore al giorno, senza vacanze, senza feste, non è assolutamente riproducibile, ma è sicuro, ci possiamo ispirare però al suo metodo, che è rinchiuso nella frase: se la scuola perde i ragazzi difficili, è come un ospedale che cura i sani e allontana gli ammalati. E lui voleva questo, era molto esigente con i suoi ragazzi. Ma non si andava avanti fin quando quello che aveva più difficoltà o quella che avevano più difficoltà a comprendere non aveva capito. Ed era stato capace però di portarli tutti ad un livello molto alto e io credo che oggi noi dobbiamo porci il problema dei ragazzi che perdiamo. La scuola si deve porre questo problema. Questo è un convegno sulla dispersione scolastica in una città che ha la più alta tra le più alte dispersioni scolastiche nel nostro paese. Dobbiamo porci questo problema e dobbiamo affrontarlo sapendo di avere molte risorse a disposizione, le istituzioni, le famiglie, le associazioni che sono coinvolte in questo convegno e che sono già all'opera in questa città. L'abbiamo scelta non solo perché c'è un'alta dispersione scolastica, ma anche perché ci sono tante energie, perché ci sono tanti progetti, ci sono tante collaborazioni. E questo è il messaggio da lanciare oggi all'intero paese, però, perché ai tempi di Don Milani l'Italia si era riscattata dalla guerra, era un paese in crescita. Noi oggi siamo la settima potenza industriale del mondo, non possiamo permetterci dispersione scolastica, numero basso di laureati rispetto agli altri paesi europei e anche diciamo, perdita di valore della cultura, dell'istruzione, che restano la molla più importante anche per superare le disuguaglianze che sono crescenti, perché altro aspetto che va sottolineato è che la dispersione scolastica è una dispersione classista, cioè a scuola non vanno i figli dei poveri, a scuola non vanno i figli degli immigrati, a scuola non vanno quelle persone che hanno meno cultura in famiglia, che non respirano questo clima. E tra l'altro la dispersione scolastica è più alta negli istituti professionali rispetto per esempio ai licei. E lo stesso vale per l'università. Insomma, no, vediamo oggi quante difficoltà fanno oggi le famiglie a mantenere i ragazzi all'istruzione superiore. Quindi l'Italia non può non porsi questo problema. Ecco, lo deve affrontare, deve dare le risorse necessarie, deve rivalutare la funzione sociale dei maestri, dei professori, degli insegnanti, che una volta erano all'apice nella considerazione del paese e che oggi insieme ad altre nobili professioni, come quelle dei medici, sono in qualche modo diciamo, svalutate ingiustamente e va investito anche sulla loro formazione e sul loro. Lo uso volontariamente questa parola, prestigio anche sociale.